ragazzi, bentornati sul canale Mastro Titto, terzo episodio per la nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide, presenti e future, sul nostro canale YouTube Mastro Titto. Riprendiamo con la storia. Per cui avanziamo, interagiamo col vasetto di scorte sulla destra, ed arriviamo in fondo fino alla parete fragile. Pareti fragili, premi quadrato ripetutamente per sfondare la barriera e quindi utilizzare il rampino per crearci una via d'uscita. Avanziamo oltre. Ed affrontiamo il nostro primissimo avversario. Muoversi su muri dirampicanti. Usa lo stick sinistro per muoverti lungo le pareti coperte di vegetazione senza farti vedere, per cui su per avvicinarci e poi triangolo per uccisione silenziosa. Ok, questo ha tutti gli effetti ed è il nostro primissimo avversario serio che potremo affrontare, sia direttamente in maniera stealth ma anche con altri approcci. Ok, fatto anche questo doppio salto qui dietro, continuiamo ad avanzare e passiamo oltre. Ci sono chiaramente altri nemici, per cui mentre avanziamo cerchiamo sempre di rimanere coperti dall'erba alta, che con l'istinto di sopravvivenza sono aree contrassegnate in bianco. Per passare velocemente da un'area all'altra premiamo avanti e cerchio, così da fare un piccolo scatto rimanendo abbassati e quindi cercando di non farci vedere. Avanziamo ancora ed arriviamo all'ultima parete di rampicanti in prossimità dell'avversario. Lo uccidiamo e automaticamente lo nascondiamo dalla vista degli altri avversari. Di qui andiamo ancora avanti, quadrato per raccogliere la bottiglia, R1 per riempirla con un panno e poi L2 per mirare ed R2 per lanciarla tra i due tizi, così da dare fuoco a tutte e due contemporaneamente. Ed eseguire un'ulteriore uccisione furtiva. Inoltre, se utilizziamo l'istinto di sopravvivenza per avanzare in mezzo ai nemici, possiamo notare che alcuni sono contrassegnati in giallo, altri in rosso. Che cosa vuol dire questo, ragazzi? Che i nemici in giallo possono essere abbattuti senza problemi perché nessun altro li sta guardando. I nemici invece in rosso sono avversari che vengono guardati da altri loro compagni e quindi, se abbattuti, farà sì che chiaramente il compagno si accorge che l'amico è stato ucciso e farà scattare l'allarme. Quindi ovviamente andiamo ad abbattere tranquillamente i nemici in giallo, ma facciamo attenzione a quelli in rosso. Ok, deprediamo anche il corpo di tutti gli avversari sconfitti per prenderci dei drop in più, le cassettine di scorte, eccoci qui, il panno poco più avanti e l'altra cassetta di scorte. Perfetto, abbiamo ripulito tutto. Doppio salto qui per avanzare. Eccoci qui, perfetto. E raggiungiamo un'altra zona, laddove troviamo molti più avversari di prima. Considerate che valgono sempre gli stessi consigli di prima, ovvero rimanere nascosti nell'erba alta, avvicinarsi ad un altro riparo con cerchio ed eliminare l'avversario quando è in giallo, tramite l'istinto di sopravvivenza. Eliminato il primo, passiamo sulla destra. Miriamo con l'arco e con R3 premuto una volta andiamo anche a zoomare per colpire in testa il prossimo avversario in alto. Perfetto, riprendiamo il corpo del primo, passiamo sulla sinistra, sfruttiamo come copertura questo container ed abbattiamo l'altro avversario quando chiaramente è in giallo, per poi avvicinarci molto rapidamente all'ultimo e abbatterlo sempre dalle spalle. Perfetto, ci prendiamo tutti i drop. E torniamo ad avanzare. Doppio salto, andiamo sulla destra, cassetta di scorte, panno e munizioni per il mitra, un po' di vita e passiamo dall'altra parte sfruttando questa passerella. Andiamo sulla scala e qui in fondo possiamo trovare un po' di vita, delle scorte e, volendo,
una tanica che poi può essere anche riempita e la possiamo anche far esplodere contro altri avversari, così come una bottiglia che può diventare una molotov. Per ora non ci interessa nulla al di fuori di questo barattolo, che riempendolo con dei materiali, quindi premendo R1, tenendolo premuto, può diventare una specie di granata. La lanciamo verso i due nemici giù in fondo e intanto abbattiamo alle spalle il terzo. Perfetto così. Ok, di qui in poi entriamo un pochettino più nel vivo dell'azione, quindi per forza di cose dovremmo sparare, siccome adesso in poi gli avversari in automatico conoscono la nostra posizione. Ok, siamo col mitra, mi va benissimo, iniziamo a sparare. Il consiglio che posso darvi con quest'arma, che ha un'ottima cadenza di fuoco, è quella di sparare delle piccole raffiche, cercando di mirare il petto, comunque sia la testa. Eventualmente vanno bene anche degli oggetti esplosivi, come dei barili infuocati o cose simili. Attenzione a eventuali oggetti che ci lanciano contro. Spero non ce ne siano altri. Ok, sembra essere finita. La conferma ce l'abbiamo anche dalla postura di Lara, che chiaramente non sarà più accucciata ma in posizione retta e che andrà automaticamente a rinfoderare l'arma. Perfetto, fatto anche questo facciamo tutto il giro, ci prendiamo ogni forma di risorsa, di proiettili, di oggetti o quel che sia, così come il drop dei cadaveri, e poi torniamo ad avanzare. Di qui, anziché andare verso il cancello, andiamo a destra, recuperiamo altre risorse dalla cassetta e poi torniamo al cancello, il quale può essere aperto premendo ripetutamente quadrato, interagendo quindi con il ramino, nello stesso identico modo nel quale facevamo in Rise of the Tomb Raider. E di qui ci godiamo un'altra sequenza filmata. Fermi! Ora basta. Lara Croft. Non è così che speravo di conoscerti. Ho seguito con interesse il tuo lavoro. La Trinità c'è sempre. La chiave di Shasha. Ho sacrificato tutta la mia vita per questa. Dove si trova lo scrigno di Ishel? Dallo a me. Si trova in un posto sicuro. Quindi non ce l'hai. Non avrei mai pensato che l'avresti presa tu. Con questa e lo scrigno d'argento possiamo ricreare il mondo, senza difetti né dolore. Senza niente di tutto questo. Ma senza quello scrigno ci sarà l'apocalisse, ci sarà la morte del sole. Stai mentendo. Lara. L'hai sentito quando hai preso la chiave? Sono state comuni scosse. Uno tsunami è in arrivo. E questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua! Tu avresti fatto lo stesso! Dio, già. Prendendo quella chiave, hai iniziato un'apocalisse, maledizione.
ti rendi conto di quale tragedia hai provocato? Inizia la purificazione. Ed è il mio turno adesso. La fermerò prima che ci annienti tutti. Perfetto, siamo nei guai. Sta arrivando uno tsunami. Di qui in poi, continuiamo ad avanzare cercando di fare del nostro meglio per non essere travolti dalla corrente, per cui andiamo leggermente sulla sinistra. Siamo sempre attenti ad evitare alcuni tipi di ostacoli. Perfetto, ci centriamo un po'. Sempre un pochettino al centro. Attenzione alle rocce, ancora sulla sinistra. Vediamo il cancello. I vari detriti. Un po' a destra. E poi interagiamo qui con il tronco d'albero. Per poi attaccarci in automatico a quella che è la saracinesca. E cerchiamo di avanzare semplicemente tenendo premuti in avanti l'analogico sinistro. In questo modo. Succede il finimondo e ci troviamo a toccare praticamente il fondo, rischiando quasi di essere travolti dalla maceria di una chiesa. Di qui sequenza sott'acqua, per cui sempre R2 premuto per nuotare velocemente, avanziamo, non ci sono oggetti collezionabili con i quali interagire, quindi nulla di interessante, e qui sfruttiamo la sacca d'aria per recuperare un po' d'ossigeno. Ok, avanziamo ancora sott'acqua, interagiamo con l'uscita di emergenza con il rampino con quadrato, lo premiamo velocemente e ripetutamente così da aprirci anche il passaggio. Continuiamo a nuotare e a salire, quindi R2 più X, arrivando in prossimità del finestrino di questo furgone, di questo pulmino. Qui si preme triangolo per spaccare il vetro. Una, due e tre volte. Quattro. Ok, tutto quello che serve per poterlo rompere e poi continuare ad avanzare, così da riconquistare la superficie e riprendere aria. Per nostra fortuna molte di queste interazioni sono automatico o semiautomatiche, per cui basta dare pochi input di un tasto e il resto va da sé. E qui continuiamo ad andare avanti trascinati dalla corrente, un po' sulla destra, un po' sulla sinistra, e raggiungiamo questa estremità potendo così finalmente poggiare i piedi su qualcosa di solido. Però non per molto tempo, infatti parte una sequenza in corsa nella quale dovremo semplicemente avanzare e saltare. Di cui vi do un consiglio molto molto prezioso, considerando quelle che sono le tempistiche di input e di trasformazione del gioco dall'input che diamo al comando che poi fa eseguire al personaggio. In sostanza, cercate di saltare sempre mezzo secondo prima di raggiungere l'estremità di un bordo, di una superficie, così di dare tempo al gioco di tradurre il nostro comando in azione per l'ARA. Infatti non ha alcun senso e non serve a nulla saltare all'ultimo istante o all'ultimo passo, all'ultimo centimetro. Rischiamo semplicemente di andare a cadere di sotto. Di qui, doppio salto per andare sul steccato in legno e ancora doppio salto per arrivare sul cornicione. Andiamo un po' sulla destra, continuiamo a saltare, il tutto si distrugge dietro di noi. Continuiamo ancora sulla destra, facciamo il giro dell'angolo e ancora a destra. Un salto. Resisti! No! Accidenti! E il bambino fa una brutta fine. Ancora sulla destra, un salto, continuiamo ancora nella stessa direzione e poi di qui andiamo in alto. Ed anche questa è fatta. Giona! Giona! Lara! Che spavento. Ho fallito.
No, è già. Che vuoi dire? Dominguez. Ce l'ha lui il pugnale. L'ho perso, capisci? Dopo tutto quello che ha passato mio padre, ho dato alla Trinità esattamente ciò che voleva. Userà lo scrigno e il pugnale per ricreare il mondo. Ricrearlo in che senso? Non lo so, vuole ripulirlo dal peccato e dalla debolezza. Immagina che cosa può... Dobbiamo fermarlo. È tutto colpa mia. Noi troveremo il modo, ok? Te lo prometto. No. Dobbiamo raggiungere la città segreta prima della Trinità e trovare lo scrigno. D'accordo. Ma prima dobbiamo mettere al sicuro queste persone e poi penseremo allo scrigno. No, nessuno sarà al sicuro. Non si arriva allo scrigno per primo. Devo andare subito. Sono l'unica che può... Sei l'unica a poter fare cosa? Non puoi sapere se è davvero colpa tua, Lara. Tutto questo non ruota intorno a te. Questa gente ha bisogno di noi. Possiamo fare qualcosa ora. E poi cosa abbiamo in mano? Un enigma? Beh, non ci basteranno pesci rosa e corone d'argento per trovare la città segreta. Aiuterò queste persone. Poi troveremo. Rio delle Amazzoni, Perù. Secondo me stiamo cercando una montagna vulcanica. La corona d'argento forse è un banco di nuvole in vetta. Non riesco a togliermi quella gente dalla testa. Hanno perso tutto. L'enigma recita: segui il cuore del serpente fino alla montagna incoronata d'argento ove le gemelle dialogano. Chi saranno queste gemelle? Questa tempesta non ci voleva. È solo un po' di pioggia. Concentriamoci sulla montagna nuvolata. Una montagna. Se la troviamo, come sapremo che è giusta? Lo sentiremo. È il nostro unico indizio. L'affresco dice che ci saranno altri disastri. Il modo migliore di aiutarli è fermare quei disastri e la Trinità. Ok. Ma chi ci dice che è vero? Jonah, ho sentito qualcosa quando ho preso il pugnale. Intendi le scosse dello tsunami? Molto di più. È stato come risvegliare qualcosa. Lo so che non ha molto senso e lo so che è difficile da credere, ma ho bisogno che tu ti fidi di me. Dobbiamo fidarci entrambi. Ehi, forse l'ho trovata, guarda. Davvero? È una brutta tempesta. Meglio tornare domattina. Ma ci siamo quasi. Hai ragione, la Trinità non si fermerà. Miguel, c'è un posto per atterrare? Posso farvi scendere a Quack Yaku? Andiamo. Si balla!
Dottor Dominguez. Il dottor Pedro Dominguez è un archeologo molto esperto nella storia maya precoloniale. Mio padre lo menziona più di una volta nelle sue note. Io e Jonah le abbiamo seguite per arrivare a Cozumel. I suoi scavi a Cozumel sono stati uno degli ultimi posti visitati da mio padre prima del suo assassinio. Se c'è un collegamento, devo scoprirlo. Credevo che il dottor Dominguez fosse solo il capo della cellula locale della Trinità, ma mai avrei immaginato che si sarebbe rivelato come il leader dell'Alto Consiglio. E quindi, ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il terzo episodio della nostra videoguida al 100% di Shadow of the Tomb Raider è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!